Eccoci qua in diretta amici, buongiorno, buongiorno, anche perché, un attimo, no, perché dove sei? Non si capisce dove, stock, mi hanno detto devi venire a Cittanova, dobbiamo presentare e fare qualcosa, visto anche che il tempo non è che sia neanche un po' nuvoloso, però oggi abbiamo Enzo Cannatà, eccolo qua Enzo, ciao Enzo. Ciao Plino, buongiorno a tutti, Allora, intanto stiamo preparando, così man mano che si sintonizzano poi condivideranno il video, stiamo preparando che cosa? Qui abbiamo... Stiamo preparando un piatto tipico della tradizione. Perché? Perché il 19 pieno. Agosto ci sarà la sagra dello stocco qui a Cittanova e qui vediamo un annuncio, una parte di presentazione di quello che verremo a fare quel giorno. Allora attenzione amici, noi adesso passiamo in diretta perché siamo da Stocco e Stocco, 19 agosto, ci sono i nomadi, 60° compleanno per i nomi della Cittanova il 19 agosto dalle 19 in poi. Allora facciamo una cosa, io vado in diretta perché gli amici che ci stanno seguendo in Italia e all'estero, poi condividono il video successivamente, facciamo vedere dove siamo, ecco qua, guarda qua, eccoli qua, buongiorno, guarda, vieni qua, intanto tu descrivimi cosa stiamo vedendo, vai velocemente. C'è Giuseppe che sta operando, ha fatto la prima sbiancatura del peperone nell'olio extravergine, sì. Subito dopo nello stesso olio passerà lo stoccafisso nella farina e poi verrà messo a cucinare là dentro anche lo stoccafisso. 19 agosto, grande festa quindi. Grande, grandissima la cucina, vai Enzo Cannatà, grande chef. Do un supporto anche io, ma sono bravi anche loro, considera che sono 200 unità dietro le quinte che lavorano e merito anche loro. Peppe è il responsabile di questa parte di piatto. Andiamo, diciamo. Vediamo, cosa c'è allora, qua? Allora, ecco, adesso lui andrà. Vai. A passare veloce lo stoccafisso nella farina. Mamma mia! E lo metterà a cucinare. Oh, Dio mio! Considera che l'olio è già preso dal profumo del peperone. Peperoni tipici del nostro territorio, guarda. Mamma sono mia! Sono peperoni che guarda, nascono meravigliosi, sul nostro territorio. Il peperone tipico calabrese. Però guarda lo stocco, questo è lo stocco di Cittanova, amici. Qui stiamo parlando di una festa dove ci sono 20-30.000 persone. Ogni anno c'è la fine del mondo, Enzo! Sì, grande, grande. Ogni anno abbiamo questa grande presenza e ci dà grandissime soddisfazioni, ogni anno cerchiamo sempre di offrire delle ricette nuove, come questa che è stata riscoperta. Cosa stiamo facendo qui? Allora, qui sta facendo la cottura dello stoccafisso, lo sta passando nella farina e di conseguenza fa questa parte di cottura, poi unirà tutto quanto aggiungendo le olive, aggiungendo i peperoni e verrà una cosa spettacolare. Allora, attenzione, qui abbiamo lo stocco poi, ma attenzione, ma posso vedere quello? Cos'è? Certo. Mamma questo mia! È il classico stoccafisso. Gira, vieni qua. Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Vuoi girare? Cos'è questo? Questo è il classico stoccafisso, la ghiotta di Cittanova. È la ghiotta, il classico ghiotta. Esatto, questo qua. Poi avremo anche come secondo il baccalà alla mugnaia, pure questo è un'altra tipologia. Tutto questo è il 19 agosto alle ore 19. No, c'è di più perché c'è anche la pasta con le ventricelle, ci saranno le frittelline con lo stocco al peperoncino e vino, acqua, grande festa. Anzi, il consiglio che voglio dare agli amici che ci stanno ascoltando di venire, sì, un po' prima a Cittanova, sì, per visitare Cittanova. Gira, qua è pronto. Il territorio, la villa, c'è una cosa incredibile. Allora, senti Enzo, io devo dire una cosa, ti devo ringraziare e veramente grazie per quello che fai. Attenzione, parliamo di uno chef stellato, uno chef che come sempre consiglia. Cosa hai fatto tu negli anni? Tantissimo, ti racconto solo l'ultima. Vai. Abbiamo portato una grande delegazione qui a Cittanova di ambasciatori dell'UNESCO, abbiamo fatto una proposta di far passare lo stoccafisso come patrimonio indelebile dell'UNESCO. Cioè, lo stoccafisso è in esame da sentite la frittura dello stocco, veramente, guarda, è una cosa meravigliosa. Viene voglia di mangiarlo subito in diretta questo stocco e poi attenzione, il profumo ad altissimi livelli. Questo è il 19 agosto, abbiamo questa qualità, questi secondi, là il primo e poi un attimo. Ricordiamo, festa nazionale dello stocco 19 agosto, i nomadi festeggiano i 60 anni, poi Cosimo Papandrea, c'è tutta questa festa importante alle ore 19 del 19 agosto qui a Cittanova, la festa, si prevedono 30-40.000 persone. Cosa stai facendo? Cosa fai? I peperoncini li mettiamo sempre nello stesso olio. Mettiamo anche la parte di olive. Okay. Mamma mia, come si sente? Profumo meraviglioso. Cosa stai preparando? Lui completerà adesso la ricetta unendo tutto quanto e faremo... questo era anche un piatto
dei così nominato menzionato come lo stoccafisso dei troppi tari. Dei troppi tari, senti, perché dei troppi tari? Dobbiamo... Perché era un piatto che lo si faceva nel periodo dove veniva fatta la molitura delle olive e dava la possibilità, con tutto l'olio fatto fresco, abbondante olio, anche per questo si vede questa abbondanza di olio, di soffriggere tutto questo benedetto all'interno allora, di questa attenzione, porta. Dobbiamo chiudere perché in pratica, lo ricordo in diretta in questo momento, allora abbiamo intanto a Cittanova i Nomadi che festeggiano i 60 anni, il 19 agosto alle ore 19 ci vediamo qui, mi raccomando condividete il video, qui grande festa, mangiare a go go, vi aspettiamo Cittanova, non mancate, non mancate, 19. Ci siamo anche noi, grazie, ciao, ciao, mamma mia, cosa? vuoi chiudere? L'uscita del piatto, un attimo facciamo vedere, scusate ho sbagliato io, eccolo qua, questa è l'uscita del piatto, così finisce. Spettacolare, un piatto proprio della tradizione, facciamo riscoprire questo piatto che era un piatto che era dato perso e non veniva più fatto. Benissimo, così. Ci vediamo il 19!